in collaborazione con UNESCO, l'Astigiano candidato a patrimonio dell'umanità. Rischia la pena di morte Daniele Pieretto, 33 anni, originario dell'Astigiano, arrestato in Indonesia con l'accusa di detenzione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Pieretto, che ha abitato per alcuni anni a San Paolo sul Brito, è stato bloccato all'aeroporto di Bali con 1,4 kg di marijuana. La legge locale è severissima e per gli spacciatori di droga prevede anche la pena di morte. I genitori, che ora abitano a Nichelino, in provincia di Torino, hanno appreso la notizia nel pomeriggio di ieri quando si è attivata la Farnesina. E questa mattina Sua Eccellenza il prefetto di Asti, dottor Pierluigi Faloni, ha presentato alla stampa una nuova iniziativa di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per prevenire i reati. Questo volantino, che vediamo nelle immagini, sarà distribuito su tutto il territorio per illustrare la prevenzione delle truffe, dei furti e delle rapine. Sentiamo. La prevenzione è fondamentale. Ricordiamoci sempre che le forze di polizia devono prevenire attraverso il controllo del territorio e attraverso la collaborazione con i cittadini. Per cui questo volantino è per dire a tutti: lavoriamo insieme, cerchiamo di trovare forme di controllo insieme e insieme cerchiamo di contrastare e sconfiggere la criminalità. Il volantino, come voi avrete potuto leggere e spesso di divulgare, sono indicazioni molto semplici. Però si dice una cosa: nel caso qualcuno abbia un dubbio, che c'è un qualche cosa che non gli quadra, che non gli piaccia, faccia il 112, troverà un operatore che sicuramente gli darà un consiglio o potrà intervenire immediatamente nel caso ci sia urgenza. Ecco, l'obiettivo è quello che tutti gli occhi dei cittadini si uniscano a quelli delle forze dell'ordine. Sì, bravissimo, ho detto questo durante la conferenza stampa, ho detto abbiamo nella città molte telecamere che guardano, pensate se ogni cittadino possa assumere una funzione di attenzione al suo territorio. Siamo 220.000 persone, ci sarebbero 440.000 occhi pronti ad essere attenti a qualsiasi cosa. Una sicurezza partecipata, vera, sentita, di grande cooperazione e collaborazione. E tutto questo intanto che comunque i dati sono di questo primo bimestre 2012 sono confortanti. I dati sono molto confortanti. Come vi abbiamo detto nella conferenza stampa di dicembre, abbiamo adottato schemi di controllo del territorio che ci hanno portato a dei risultati positivi, meno 16% in questi primi due mesi. Un commercialista distratto, così è stato definito dai militari della Guardia di Finanza. Il fatto singolare di questo professionista astigiano, al quale è stata comminata una pesantissima sanzione amministrativa, è che si è dimenticato, si fa per dire, di indicare sulle sue due ultime dichiarazioni dei redditi fatture emesse per un totale di 70.000 euro. Inoltre, sempre lo stesso commercialista non ha versato IVA per 30.000 euro. Ed ora parliamo di sport. Ieri il Caglianetto ha vinto nettamente 13-2 la sfida con i Mantovani del Medole. L'incontro era molto atteso anche perché vedeva il ritorno ad Asti del forte fondocampista francese Johan Pierron. Per la squadra di Mister Quinto è stata la conferma che il Caglianetto rimane favorita anche in questa stagione. Vediamo. Beh, questa era sicuramente una squadra che sulla carta ci faceva paura, sul campo invece non sono riusciti a concludere veramente nulla. Pensavamo di incontrare una squadra più organizzata anche dal punto di vista tattico, invece completamente allo sbaraglio. Non è neanche stato difficile, anche se i nostri a dire la verità sono stati veramente puntuali su tutte le palle e soprattutto Andrea è stato veramente eccezionale oggi, quindi non bisogna dare dei meriti ai miei, ma loro di là hanno fatto poco.
Manuel Festi anche dietro, avete visto oggi, è uno che non ha paura di nessuno, quindi non è uno che palleggia due palle e poi la terza la sbaglia, è uno che va avanti tanto come ci fosse Andrea. Sì, oggi è stata veramente una partita che non ci aspettavamo, perché è un 13-2 venuto facile, venuto con una grande prestazione, un Moedo è ancora un po' sottotono, direi, non ci è andato a grossissimi problemi, però noi penso che se giochiamo a questo livello siamo veramente la squadra da battere. Stiamo oliando i meccanismi, però sembra che cominciano a dare veramente i frutti. Oggi per un'ora e un quarto c'è stato un Festi strepitoso che penso abbia fatto la differenza. Loro sono dei giocatori che impostano il gioco e impostando il gioco sono caduti un po' corti. Questo ragazzo col colpo che ha li ha veramente fatti neri. Ma ieri nel campionato di Serie A di Tamburello si è anche disputato il derby piemontese fra il Carpeneto ed il Cremolino. Ha prevalso la squadra di casa per 13-4. E chiudiamo con i festeggiamenti in piazza San Secondo per l'Asti Orange Acquavera, che ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia molto recente del marzo scorso. L'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale ha visto la partecipazione di numerosissimi astigiani e la sfilata di tutti i campioni accompagnati dalla presidente. E con questo anche per oggi da Asti è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci alle prossime edizioni. In collaborazione con UNESCO, l'Astigiano candidato a patrimonio dell'umanità.